buonasera a tutti. Mi sembra doveroso salutare i soci della cooperativa, i tifosi e tutti gli appassionati di calcio. A distanza di un anno ci rincontriamo, come l'anno scorso, per poter parlare del passato e futuro dell'US Pola. Quale momento attraversa un momento nero? Perché in queste cartelle, purtroppo, abbiamo ad oggi due maledette vertenze. Una del signor Andreoli, che quasi tutti ormai siamo a conoscenza, e la nuova del signor Morelli, mister che l'anno scorso ha militato con l'US Pola. Noi ad oggi in queste carte abbiamo con noi, dico la Paolana, ha una somma pari a 17.400 euro di vertenze. Voi direte, ma noi non l'abbiamo fatto, è la stessa domanda che mi sottopongo io con i miei soci della cooperativa. Chi l'ha fatto, purtroppo, si deve mettere una pietra sopra. Credo che dall'analisi che ognuno di noi può fare in relazione alla passata stagione, quest'anno si dovrebbe ripartire con più entusiasmo che con dei traguardi ancora più importanti. Questo però obbliga ognuno di voi, ognuno di noi, ad un impegno ancora maggiore, perché dobbiamo trovare le risorse necessarie sia per fronteggiare quelle che sono le due vecchie vertenze, che ormai una del 2013 e una del 2014 che ci stanno dietro, che dobbiamo inevitabilmente chiudere da qui a un mese. Dal 1 luglio la USP Pola ha una gestione esclusiva del campo sportivo Tarsina. Questa per noi potrebbe essere una buona notizia, perché ci potrebbe consentire in qualche modo di autofinanziare. E allora c'è un decreto a chiudere io che mi sento io e quindi non parlo io. Ma stai parlando di te? Ma di te che stai parlando? Sono uno di quelli che mi pago lei in piazza. L'anno scorso ho assistito ad una e una soltanto riunione fatta al giorno lavoro ferroviario, se cioè cosa ne per rispondere prima ad Alfredo che scende, era seduto vicino a me, e ho tolto dalla tasca una busta gialla dove c'era la situazione Andreoli. Quindi, se vi ricordate, il mio capo è stato il regresso, come se ne parla, no, non è una questione che ci interessa. Quindi, alla prima riunione fatta dalla cooperativa, dai dirigenti, quando avete stabilito quando erano le quote, se ricordate bene, non ero d'accordo a inserire i soldi presi dagli sponsor nelle quote personali, perché quella è una cosa e quella è un'altra. Ho parlato della... contemporaneamente, forse a qualcuno sfuggito, ho parlato anche di Morelli. A che il dirigente Pepe, ne parlo perché è presente, asseriva che Morelli non avrebbe dovuto prendere una lira perché era irregolare il tesseramento. Quello che non si può ammettere, che si sbaglia. Di nuovo, quello che non si può smettere, che non prendiamo coscienza che chi deve in questo momento affrontare i problemi non abbia la problematica che deve affrontare. La problematica è ben presente. La problematica è che da qui a 20 giorni, a un mese massimo, dobbiamo recuperare una determinata somma. Avvocato Longo, questa sera la Paolana si è denudata praticamente di fronte ai suoi tifosi. Non è stata una cosa piacevole, tra virgolette, dal punto di vista proprio dei discorsi che si sono affrontati, però onestamente si è denudata di fronte per farsi vedere così com'è, ed è una società che ha bisogno d'aiuto in questo momento. Sì, diciamo, non si è denudata, ha continuato quella pratica di trasparenza che abbiamo iniziato lo scorso anno. Di certo non ci tiriamo indietro alle difficoltà, le affrontiamo, le prendiamo di petto, così come abbiamo fatto l'anno scorso garantendo l'iscrizione all'inizio del campionato, che era quasi 12.000 euro a fronte delle 6.000 che di solito sono quelle stabilite dalla Lega per l'iscrizione. Ce ne siamo ritrovate 12 e l'anno scorso le abbiamo affrontate, quest'anno sono molte di più. Abbiamo messo al corrente la cittadinanza, i tifosi, anche perché
non vogliamo arrivare a delle situazioni come è successo gli anni passati di consegna delle squadre al comune una settimana, 10 giorni prima, cioè passare la palla, le responsabilità in mano all'amministrazione comunale, a cui non compete questo. Di certo se l'amministrazione ci sta un po' più vicino non sarebbe male. Del resto però abbiamo voluto mettere al corrente la cittadinanza delle problematiche che ci sono, di quello che ci aspetta da qui ad un mese, della difficoltà più grande che secondo me deve affrontare la Polana negli ultimi anni, che è quella dell'iscrizione quest'anno, perché poi volente o nolente il campionato si affronterà, in qualche modo lo affronteremo sempre, cercheremo sempre di onorarlo nel migliore dei modi. Abbiamo voluto anche sottolineare il discorso con i tifosi e con la cittadinanza che quest'anno ci sarà pure l'azzeramento delle cariche sociali, quindi l'invito è rivolto a tutti quanti per coloro che hanno a cuore le sorti della Polana e vogliono intraprendere anche un discorso agonistico, sportivo, un discorso dirigenziale, di farsi avanti, perché così come mi sono offerto io l'anno scorso, ho affrontato quell'incarico che mi hanno dato, è aperto a tutti quanti, quindi abbiamo toccato vari argomenti, li riaffronteremo di qui ad una ventina di giorni, speriamo con più ottimismo, oggi c'era un po' più pessimismo, speriamo giorno 21 di avere trovato delle soluzioni. Avvocato Bruno, questa Paolana stasera ancora di più si è mostrata per quella che è, una società limpida che anche in un momento di difficoltà e con il pudore che si deve al momento, perché è contraddistinto da una crisi abbastanza notevole, ha chiesto una mano alla cittadinanza intesa proprio come tessuto connettivo anche imprenditoriale. Ritiene che da qui a quei pochi giorni che lei ha dato come ultimatum qualche cosa si possa smuovere? Io credo di sì, perché la Paolana è della città e dei tifosi, è rappresentata dai dirigenti, ma la Paolana è dei tifosi, questo lo dico da anni e continuerà ad esserlo. Io sono abbastanza fiducioso di riuscire a risolvere quelle che sono le due gravissime vertenze che abbiamo con il mister Andriole e il mister Morelli e poter ripartire per un'altra stagione entusiasmante. Certamente, come ho detto nel mio intervento, non si dovranno commettere più gli errori del passato, evitare alcuni interventi che non sono stati adeguati per una società così importante e così gloriosa, ma sicuramente l'impegno mio personale, ma anche degli altri soci e della cooperativa che ormai sostiene a pieno titolo questa società, sarà importante e imponente.